bene, non ci sono stati reclami, niente, tutto è filato liscio nei tempi previsti a inizio gara, quindi con il termine era per le 18, effettivamente per il 18, dopo qualcosa. Topi non ci sono stati, bella gente che ha partecipato. Tanta, perché erano 174, sì, per essere il mese di agosto dove tutti partono in questo weekend, è stato un bel record, insomma. Mancano, si può dire, proprio le associazioni del sud, cioè, però bisogna anche capire le distanze, è una cosa normale, anche come settore giovanile, quando si fa il nord mancano quelle di giù, quando si fa il sud manchiamo noi, però quando si fa Roma, che è al centro, c'è la somma, sì, c'è sempre i numeri più alti. Questo qua è stato un bel battesimo per noi, speriamo che la federazione prenda atto, ci dia fiducia e anche dall'anno prossimo ci dia ancora qualche finale di campionato italiano, qualche gran premio, qualche gara interessante. Ecco. Il titolo giusto della disciplina di oggi, arriva alla finale? Finale per il titolo italiano, percorso di caccia in pedana, nonché compact sporting si chiama. Perfetto, ed è un gioco di squadra perché ho visto la premiazione di 6 atleti. Gioco di squadra, ogni associazione può portare 6 atleti suddivisi in varie categorie.